Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. In questo video vi daremo qualche anticipazione sulla vostra soap opera preferita. Nella puntata della promessa in onda giovedì 8 giugno 2023, alle ore 14:45 su Canale 5. Il sergente Funes arriverà alla conclusione che l'assassino di Thomas sia suo fratello Manuel. La marchesa Cruz, disperata, dovrà trovare un modo per sviare le accuse da suo figlio ma, ovviamente, non potrà certo rivelare di essere lei la vera colpevole. Troverà una soluzione alternativa, ma malefica. Intanto la salute di Simona peggiorerà e Giana cercherà di intervenire. Pia e Romulo non daranno retta alla cameriera e vorranno attendere l'arrivo del dottore, che però non parrà destinato a giungere presto. Intanto si scoprirà l'identità di Teresa, la nuova cameriera della tenuta. Il sergente, dopo aver indagato a lungo, sarà convinto di aver trovato l'assassino di Thomas. Corrado accuserà Manuel di essersi voluto liberare di suo fratello per accedere all'eredità della sua famiglia. Lui conferma di aver passato con Thomas l'ultima sera prima della morte, ma si rifiuta di raccontare cosa si siano detti, così Funes lo dichiara in arresto. Cruz andrà nel panico. Dovrà trovare presto un modo per scagionare suo figlio e per non finire lei stessa nei guai, visto che la colpa della morte di Thomas è sua. Che cosa escogiterà per salvare suo figlio? Vi anticipiamo che qualcun altro finirà nei guai. La promessa, anticipazioni, Giana sa come aiutare Simona. Simona sta molto male. Il problema alle gambe è diventato ancora più preoccupante e la cuoca è costretta a letto. Giana sa come aiutarla, ma né Pia né Romulo vogliono darle retta. Vorrebbero che un dottore la visitasse al più presto e crederanno solo a lui. Purtroppo, però, il medico tarderà ad arrivare. Cosa decideranno di fare i maggiordomi della promessa? Daranno retta a Giana, nonostante tutto? Trame ed anticipazioni della promessa. Teresa, la nuova cameriera, è la fidanzata di Mauro. Leonor è entusiasta per l'arrivo della fiera di aprile, alla quale vuole partecipare per farsi eleggere reginetta, e chiede aiuto al nonno per convincere la madre a darle il permesso. Maria racconta a Leonor dell'arrivo di Teresa. La servitù legge la lettera del figlio di Simona, il quale comunica che la moglie, Charito, è incinta. Lope va a trovare Simona e le comunica che diventerà nonna. Leonor e Mauro hanno ceduto alla passione, ma il loro amore impossibile diventerà ancora più ostico con l'arrivo di Teresa. La nuova cameriera, arrivata alla tenuta dopo aver risposto all'annuncio distribuito da Pia, si rivelerà essere la fidanzata di Mauro. Tutti alla promessa rimarranno sconvolti dalla notizia che il cameriere ha una compagna, ma a rimanere senza parole sarà soprattutto Leonor, la cui reazione, ve lo anticipiamo, sarà violentissima. Che ve ne pare di queste anticipazioni? Desiderosi di vedere la puntata numero 8? Allora sintonizzatevi su Canale 5, giovedì 8 giugno alle 14:45. Grazie di aver visto questo video, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. A prestissimo, è una promessa!